È la ripresa scolastica, il tema principale di Vita Trentina questa settimana. Eh sì, le aule attendono, ma come rientreremo in settembre? Come vorremmo rientrare? Lo abbiamo chiesto ad un dirigente scolastico, ai genitori e anche ad una studentesca. La scuola dovrebbe essere soprattutto un laboratorio di responsabilità, ma non a costo zero. È il titolo dell'editoriale firmato da Paolo Rasera. Vita Trentina è arricchita questa settimana dall'inserto dei detenuti. Agli arresti domiciliari siamo rimasti un po' tutti in questi mesi. Quattro pagine in cui avrete anche le lettere che i trentini hanno scritto ai detenuti. E poi due novità. Un libro su fratello Emanuele Stablum che andremo a presentare nel suo paese natale mercoledì prossimo, figura di medico religioso giusto fra le nazioni. E poi diamo i vincitori in anteprima del concorso dedicato a Giuseppe Melchionna, paladino dei disabili. Vita Trentina racconta anche il pellegrinaggio dell'arcivescovo Lauro Tisi sui luoghi più colpiti dalla pandemia, in vista anche del rosario di fine anno pastorale che si tiene venerdì 5 giugno. Questo e molti altri temi nel numero 23 di Vita Trentina in edicola e nelle case degli abbonati. Buona lettura!